Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. I dollari australiani e neozelandesi sono aumentati sulla scia dei prezzi più elevati delle materie prime, mentre l'australiano è stato sostenuto anche dall'allentamento delle restrizioni sul coronavirus nello stato più popoloso del Nuovo Galles del Sud. Il FTSE 100 del Regno Unito è salito, aiutato dai guadagni dei titoli minerari ed energetici, dei pesi massimi, mentre una sterlina più forte sull'inflazione in aumento e le scommesse sull'aumento dei tassi di interesse hanno limitato ulteriori guadagni. Le azioni statunitensi sono state per lo più inferiori negli scambi pomeridiani, con scambi stabili, poiché gli investitori sono stati cauti prima della stagione degli utili del terzo trimestre. L'ultima sessione ha visto il dollaro americano guadagnare lo 0,9% contro lo yen giapponese. Il MACD sta dando un segnale buy, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. La coppia Bitcoin-dollaro americano è esplosa del 5,1% nell'ultima sessione. Secondo l'indicatore stocastico, siamo in un mercato overbought. Il prezzo di oro-dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il CCI indica un'opportunità di buying. La coppia petrolio grigio-dollaro americano è aumentata dell'1% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino al 3,1% durante la sessione. L'oscillatore Ultimate saranno un segnale sell. Il Red Book Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.55, l'indice dell'ottimismo delle imprese Enfib degli Stati Uniti alle 10, gli ordini macchinari del Giappone alle 23.50. Il Money Supply M2CD del Giappone sarà rilasciato alle 23.50, l'indagine ZIU situazione attuale della Germania alle 9, il tasso di disoccupazione ILO del Regno Unito alle 6. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.